Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava cici cocò, ambrava cici cocò, sei salita sul comò. Buongiorno cari signori Buffan, come state? Tutti bene? Oggi c'è una sorpresa. Intanto vi voglio ringraziare perché siete quelli che mi seguite sempre, sempre appresso state. Non è possibile, vi voglio bene perché mi volete bene. Intanto oggi voglio ringraziare quella ragazza che ha il blog dove fa le sue ricette e ha usato una delle mie ricette, l'insalata tonta. Che brava che sei, grazie cara. Intanto io vi ringrazio sempre perché, ripeto, perché mi seguite, perché siete appresso a me. Oggi c'è una sorpresa, guardate che cosa bella che c'è qui oggi, guardate, guardate qui, guardate. Allora io oggi prendo un uovo dal nido della signora Gallinetti. La signora Gallinetti è sposata da poco con un gallo. Un gallo che lo chiamiamo Joao perché è un po' scuro di piume. Joao, eh? Io vi ringrazio, adesso venite appresso a me. Allora, siamo pronti! Laviamoci subito le mani perché è importante lavare le mani. Ricordate il sapone sempre appeso a fianco perché il sapone non deve cadere mai per terra. Zuppa di verdura con le cipolle cotte, come la faceva Lalla. L'aglio e le zucchine che buone che sono, come la faceva Lalla. I pomodori freschi ventilati fini fini, come lo faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzato ormai, col figlio di Pironi si è agganciato e resta lì. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzato ormai, col figlio di Pironi si è agganciato e resta lì. Il cotechino fresco fino fino come lo faceva Lalla. I pomodori secchi che faceva Lalla li faccio molto meglio io. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzato ormai, col figlio di Pironi si è agganciato e resta lì. Si è agganciato e resta lì. E boom! Allora, asciughiamoci le mani. Oggi prepariamo un piatto particolare sardo. Il piatto particolare sardo di oggi si chiama il pane frattau, che nonna Peppa me l'aveva insegnato a me e lei lo chiamava il pane fratturato, poverina. Allora mettiamo subito che dobbiamo mettere. Facciamo subito, prepariamo i pomodorini, eccoli qua. Iniziamo tagliando i pomodorini che io ho già lavato, eccoli qua. Guardate, i pomodorini, li tagliamo una quantità sufficiente per fare un sughetto alla sarda che si stanno perdendo le abitudini. Questi sono pomodori comprati dal contadino. Vedete che sono tutti uno diverso dall'altro. La gente li vuole comprare tutti uguali. No! I pomodorini devono essere uno diverso dall'altro. Forse anche pizzicati dal vermiciattolo che sono più buoni perché non hanno avuto le medicine sopra. Capito? Ecco qua. Adesso io metto i pomodorini qua. L'aglio va pestato, va messo sotto qua e si fa così, vedete? Guardate che bello! Pronto! L'aglio è già pronto, signori miei, guardate. Eccolo qua. L'aglio è già pronto, guardate che bello l'aglio. L'aglio e le zucchine, che buone che sono, come lo faceva Lalla. Cipolla! Eccola qua. Peliamo poco poco la cipolla, eccola qua, pelata. Quindi la cipolla va tagliata fino a fino. Bisogna stare attenti alle dita perché le dita sono quelle che servono per fare la roba da mangiare. Perché capita qualche volta che siamo distratti e ci facciamo male, ci tagliamo
Allora abbiamo messo l'aglio, il pomodoro, ecco qua, tutto a posto. Aggiungiamo l'olio, aggiungiamo un pochettino di olio, così. Perfetto. Dopodiché accendiamo il gas. Eccolo qua, il gas è acceso. Ehi, che bello! E quindi oggi facciamo il pane fratturato, come diceva nonna Peppa. Nonna Peppa, il pane fratturato, e lo faceva buono. Col brodo, infatti il brodo qui ce l'abbiamo già pronto. Guardate che cosa bella, guardate, guardate questo brodino che bello che ha. Abbiamo il pane carrasau, che mia nonna Peppa l'avrebbe chiamato, ripeto, pane fratturato. Mischiretta, che brava che era. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Sta cominciando a soffriggere. Che cosa buona! Che cosa buona che abbiamo noi qua! Guardate, guardate che bello, guardate. Ah, io sento i profumi dell'antichità, quelle cose che sono ormai sparite, perché la gente vuole andare al supermercato a comprare le cose tutte intere, cose. Si stanno dimenticando i sapori di una volta, i profumi, le cose che ci facevano bene alla pancia, alla testa. Ecco perché Lalla non c'è più. Abbassiamo un pochettino la fiamma perché è troppo veloce, troppo forte. Oh, che buono, che buono che è. E adesso sto prendendo il basilico, guardate che bello, seminato da me. Seminato da me il basilicone, guardate che bello che è. Che buono! Il basilico seminato dalla Desolinia. Si chiama Desolinico. Grazie. Che bello. Venite con me. Andiamo. Mettiamo un pizzichino di sale al sugo. Eccolo qua. Così. A posto. Ecco, il sugo è già pronto. Possiamo anche spegnere. Eccolo qua. Lalla di queste cose non ne sa niente. Ti è piaciuta fidanzarti? Vattene pure dalle scatole. Allora, siamo pronti e ci avviciniamo a mettere il pane. Ecco qua. Guardate la bellezza di questa cosa. Una composizione fatta alla sarda, guardate. Ecco qua. Allora, cosa succede? Subito bisogna mettere il brodo. Mettiamo il brodo. Non molto, non deve essere molto inzuppato. Deve essere un pochettino di brodo, così. Vedete? Tantino così, poco poco, ecco qua. Poi si prende il pomodoro e si mette così. La quantità ognuno se la sceglie, non è, capito? E si prende ancora il pane, il pecorino, che è molto importante. Sempre ognuno deve mettere la quantità che vuole e aggiungiamo intanto un pochino di basilico che gli dà il profumo, gli dà il saporino e questo è il segreto. Ricordatevi, questo è il segreto. È molto importante questo.
Che cosa è? Non ve lo dico, non ve lo dico, lo dovete scoprire da voi. Allora andiamo ancora con il pane. Piano piano. Brodo, aggiungiamo il brodo. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Piro disse agganciata e resta lì. Ricordatevi che il brodo non deve inzuppare, deve semplicemente ammorbidire leggermente. Aggiungiamo altro pomodoro. Siamo nella seconda frazione del pane. Frattau, guardate che bello che è, guardate, un altro pochettino, ecco qua, ricordiamo sempre bisogna mettere un po' di pecorino, a piacere, guardate che bello, guardate, voi non sentite i profumi sono veramente incredibili, l'origano, ricordatevi. L'origano, sono piccoli saporini che fanno il basilico, un pochettino di basilico. Eccolo qua. E adesso siamo pronti per la magia. Abracadabra, lo vedete quest'uovo? Attenzione. Eccolo qua. Signore e signori, l'uovo in camicia, in camicetta. Eccolo qua. È quasi pronto, ce l'abbiamo quasi fatta. Eccolo qua, perché mia nonna Peppa lo faceva fritto l'uovo, non lo faceva con la camicia perché d'inverno l'uovo aveva freddo, allora lo vestiva con la maglietta. Signore e signori, amici Urgufan, vi ringrazio per tutti i cuoricini, per tutte le nuvolette che state mandando, per i bacini, per i pollicini. Il piatto è pronto, andiamo a provare questa meraviglia. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col figlio di Piro lì, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì, e boh! Oggi mi voglio tenere leggera, sì, perché devo uscire, dopo mi devo mettere i jeans bucati, quelli che mi ha bucato il cane, per andare in giro, quindi sono leggerissima. Come iniziare questa cosa che è così buona? Mamma mia, non so come iniziare. Che cosa buona, che cosa meravigliosa. Guardate che cosa buona. Scusate se metto le mani, ma. Mamma mia, che cosa buona. Che cosa vi state perdendo? Naturalmente. Va annaffiato con un buon bicchiere di vino bianco. Che meraviglia, che meraviglia. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Piro si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì.